stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Comune di Napoli la gara per la progettazione del prolungamento di linea 6 con scadenza 29 maggio. È la progettazione dei tratti che da Campegna arriveranno a Posillipo, Petrarca e a Bagnoli. È una gara di progettazione molto rilevante, perché l'importo per la progettazione è 21,3 milioni di euro per progettare un'opera che probabilmente varrà qualcosa come 400 milioni di euro. Dunque la linea 6, dopo il deposito di Campegna, di cui già abbiamo il progetto ma abbiamo anche chi dovrà realizzarlo, che è il concessionario, potrà risalire fino a Piazza San Luigi. Sembra una cosa sbalorditiva, ma in realtà si tratta solo di forare un banco tufaceo, perché poi la quota di Campegna è fuori grotta e la quota di Piazza San Luigi sono quasi uguali, e si può uscire in una delle cavità posteriori di Piazza San Luigi, quindi senza fare alcun lavoro a Posillipo. I lavori vengono fatti tutti alle spalle, e con un ascensore è facilissimo collegarsi anche a via Petrarca. Sembra fantascienza, ma in realtà è un'opera molto più semplice delle gallerie che si sono dovute scavare per la metropolitana a Napoli, che sono sotto falda, quindi diciamo in presenza di acqua, invece lì è solo tufo. E poi c'è dall'altro lato il prolungamento invece verso Bagnoli. Lì si studieranno varie soluzioni alternative, quindi poi si sceglierà per la progettazione definitiva, che è compresa in questa gara, quale soluzione. Vogliamo arrivare più prossimi all'area di Bagnoli, con varie opzioni a seguire a seconda poi degli usi che mano a mano si decideranno per tutta l'area di Bagnoli. Lì speriamo di poter realizzare anche un grande parcheggio di interscambio per chi viene in automobile in quell'area attraverso la tangenziale o le altre strade, perché noi puntiamo ad avere un bacino di utenza di linea 6 molto grande. Quindi la linea 6, che è partita in maniera molto semplificata, insomma quasi inutile, in realtà collegherà aree enormi fino a Piazza Municipio, dove poi c'è interscambio con linea 1, quindi la linea 6 diventerà una linea veramente importante. Siamo certi che parteciperà il meglio dell'ingegneria italiana.